Le condizioni ambientali hanno da sempre svolto un ruolo fondamentale non solo nell'evoluzione dell'uomo, ma anche in quella delle società umane. E a volte le condizioni possono essere davvero difficili, come quelle che vedete attorno a me. La Groenlandia è un'isola immensa, ma per l'80% è ricoperta da ghiacci perenni. Questo grande fiordo, chiamato Kangia, è davvero un luogo estremo. Il vento è teso, non ci sono alberi, vegetazione alta, perlomeno, ma solo vegetazione bassa. L'acqua è di qualche grado, diciamo, sotto lo zero e ci sono degli iceberg che si muovono in continuazione. Ecco, questo è un luogo difficile, eppure noi stiamo girando verso la fine dell'estate. Quindi c'è stato quel fenomeno che tutti conoscono del sole di mezzanotte, in cui il sole non tramonta mai, ma tra qualche settimana qui ci sarà il fenomeno opposto, cioè la notte perenne, con condizioni climatiche ma soprattutto di temperatura che crollano ben al di sotto dello zero e vanno ben al di sotto. Eppure in queste condizioni l'uomo è riuscito comunque a trovare il modo di sopravvivere e di vivere. Parliamo degli Inuit, che contrariamente a quanto si possa pensare, in realtà sono riusciti a vivere in queste condizioni da millenni. La domanda è la seguente: esistono dei siti archeologici in Groenlandia? La risposta è sì, ovviamente. Certo, non dovete però aspettarvi la monumentalità del Colosseo, del Partenone o delle piramidi. Però al tempo delle piramidi qui già vivevano delle comunità e bisogna dire che non hanno smesso di vivere in quest'area per 4.000 anni. Vedete, c'era una baia, il mare molto pescoso e qui si sono succedute tante culture, a cominciare da quelle più antiche come i Sakak, poi sono arrivati i Dorset, poi i Thule e non erano neanche geneticamente veramente collegati, ma avevano dei modi molto simili di vivere, anche degli strumenti molto simili. Tutto attorno a noi c'è questo sito archeologico chiamato appunto Semermute, che l'UNESCO ha definito patrimonio dell'umanità. Chiaramente non costruivano case di mattoni o templi, erano popolazioni che vivevano in un modo efficace ma semplice. Questo era il corridoio d'entrata di una casa. In pratica si entrava da lì, si camminava chini o addirittura si strisciava perché in questo modo, un po' come un igloo, si arrivava nella parte più grande della casa, proprio davanti a me, che era più alta perché il calore riscaldava la parte alta della casa. E avreste visto qui, diciamo in passato, una grande stanza in cui si viveva tante persone, famiglie intere, con dei letti, delle strutture rialzate, molto semplici, e un tetto fatto con delle costole di balene, ma anche della torba o comunque del materiale vegetale e anche a volte delle pietre che costruivano un tetto. E quando poi ci si spostava, si toglieva il tetto, si lasciava alla natura, per così dire, ripulire il tutto e poi si ritornava. E qui gli archeologi hanno trovato veramente tante testimonianze di queste antiche culture che oggi sono riunite in alcuni centri di ricerca e musei, uno dei quali si trova proprio a Ilulissat, il capoluogo creato dai danesi nel 700, mentre questo era davvero il capoluogo di queste culture Inuit antiche. Questo nostro viaggio tra le popolazioni Inuit, tra le tradizioni delle popolazioni Inuit antiche, ci porta in questa casa. Noi siamo a Ilulissat, il capoluogo di questa zona, e vedete questa antica casa in legno, tipica, era in realtà la casa natale di Knud Rasmussen,
grande esploratore e conoscitore della cultura Inuit, e al suo interno, ormai questa casa è stata trasformata in un museo, troviamo molte testimonianze che ci permettono di capire proprio meglio questa cultura e il suo modo di vivere, soprattutto ci permette di capire come hanno fatto ad essere dei vincitori in questi ambienti. Qui, perlomeno in Groenlandia, ci sono tre momenti molto distinti. Dall'epoca dei faraoni, grosso modo, fino ai greci, c'era questa cultura chiamata Sakak. Poi è stata sostituita da un'altra cultura chiamata Dorset, che praticamente svanisce con le guerre puniche. Infatti dopo c'è un momento molto freddo, lo si vede con questo blu, in cui qui non vive più nessuno. E qui, oltre ai Dorset, compare Thule. Thule quindi è la terza cultura, di mezzo ci sono i vichinghi. Ecco, in questo momento del Medioevo abbiamo la terza cultura Inuit, che svanisce negli anni 30, grosso modo. Qui in queste piccole, semplici, ma molto interessanti bacheche troviamo degli oggetti di questa cultura. Per esempio, questa era appunto la prima cultura, i Sakak, e vediamo che ci sono queste lame di pietra manicate esattamente come i nostri coltelli, con un manico di legno. Il legno dove si trova? Beh, arrivava spiaggiato da tanti luoghi e veniva raccolto e lavorato. Quindi tutta la legna che vedete è di importazione naturale con le correnti. Ora ci usavano archi e frecce, ma pensate, questa popolazione non aveva i cosiddetti kayak, viveva sulla terraferma. Quindi l'idea diciamo degli Inuit che cacciano balene eccetera non corrisponde a questa cultura. Facevano per esempio dei buchi, oppure aspettavano che le foche uscissero da dei buchi del ghiaccio per venire a respirare, e lì le colpivano. Vivevano in questo modo sia loro che la cultura successiva, che è quella dei Dorset, e vedete già cominciano ad apparire delle immagini, delle figurine maschile e femminile. Che cosa sono? Bambole oppure dei progenitori? Non sappiamo. Comunque era qualcosa di molto importante, perché queste popolazioni che camminavano in continuazione non potevano fare oggetti tra virgolette inutili. Qui scopriamo un cane e dei finimenti per le slitte dei cani. Ecco perché queste culture usavano le slitte con i cani, tranne l'ultima, che ha cominciato a fare i kayak. Qui noi abbiamo una serie di grandi coltelli fatti con ossa di balene, trovate spiaggiate. Servivano a fare gli igloo, a tagliare i blocchi di ghiaccio e a sagomarli per creare queste strutture. Bisogna dire che gli igloo non sono i luoghi dove vivevano abitualmente, ma erano, come se volete, delle abitazioni di emergenza fatte durante le battute di caccia. E qui abbiamo delle piccole statuette di legno. Questi sono dei giocattoli per i bambini. Ma quando i genitori di questi bambini andavano a caccia, si trovavano in condizioni dove voi e io abbiamo difficoltà. Per esempio il riverbero. Solo il freddo, certo, mettevano le pelli di foca, eccetera, ma come si faceva col riverbero? Ebbene, usavano questi occhiali molto semplici, sempre fatti con diciamo legno che era arrivato, portato dalle correnti, e vedete, tagliavano una feritoia in modo tale da avere solo una lama di luce che entrasse. Questo è lo stesso principio delle lenti polarizzate che usiamo oggi. Queste erano, per esempio, la parte sotto delle slitte trainate da cani, con finimenti fatti con gli ossi degli animali trovati. E qui, guardate, c'è qualcosa di molto curioso. Ci sono dei pesci, o comunque delle strutture simili a pesci. Questi erano dei cucchiaini. Chi va a pesca e usa il cucchiaino, alla fine della lenza, dove c'è l'amo, mette qualcosa che assomiglia a un pesce, e quindi la preda lo addenta. Ebbene, gli Inuit usavano la stessa cosa. E poi ci sono questi famosi coltelli. Questi sono, diciamo, ovunque nel mondo Inuit, dall'Alaska al Canada fino ad arrivare in Groenlandia. E con molta attenzione e delicatezza siamo stati autorizzati a prenderne alcuni in mano. Vedete, venivano usati in questo modo. Si tenevano in questo modo e poi si usava questa lama, che sembra una mezzaluna, per raschiare le pelli di foca. Allora, se erano taglienti,
servivano anche a sezionare gli animali, se non erano taglienti servivano per esempio a togliere i peli dalla la pelliccia di foca per usare poi la pelle come cuoio. Vedete, questo movimento continuava il vostro braccio. Questi invece si tenevano in questo modo e servivano per lo stesso sistema, con lo stesso principio, e praticamente era un prolungamento non più del braccio ma delle dita. Una cosa che è veramente interessante è quella specie di piccolo archetto. Che cos'era? Serviva a raccogliere le bacche durante la primavera e l'estate. Sì, perché noi siamo abituati a pensare che gli Inuit vivessero sempre tra i ghiacci, ma non è vero. Loro stavano, quando era estate, in ambienti che ricordavano la nostra montagna, quindi con rocce e erba corta, cespugli di quelli che riescono a sopravvivere al clima freddo, e questo serviva per raccogliere le bacche, un po' come in passato si usavano quei sistemi per raccogliere i mirtilli in montagna o altrove. Qui voi avete tanti altri reperti, compresi questi arpioni che venivano utilizzati dagli ultimi Inuit, che usavano proprio questo genere di imbarcazione, il kayak. Ci sono tante curiosità, una è quella specie di cerchio. In realtà intorno a quel cerchio era avvolta una corda di materiale diciamo fatto con la pelle della foca che serviva per gli arpioni. Una volta che veniva colpita la preda si srotolava in modo ordinato questa sorta di cima e quindi permetteva poi all'Inuit di cominciare la caccia. Forse qui si riesce ad apprezzare, anche se è un piccolo museo, la grandezza di un popolo che sicuramente da ammirare, perché quelli che vedete qui sono davvero degli eroi del nostro passato, della tradizione umana e soprattutto di questi ambienti estremi. Quando cala la notte qui a queste latitudini potete osservare questo spettacolo magnifico, quello delle aurore boreali. Ma che cosa forma un'aurora boreale? Beh, immaginate il sole che sia un focolare e a un certo punto spara delle scintille, che sono delle particelle molto cariche, protoni, elettroni, che arrivano come uno sciame d'api verso la Terra e quando arrivano nell'atmosfera eccitano i gas dell'atmosfera che liberano questa energia che hanno ricevuto sotto forma di onde luminose. Allora l'ossigeno vi dà il verde, l'azoto vi dà il blu, eccetera. Naturalmente noi siamo ammirati, rimaniamo a bocca aperta vedendo questo fenomeno. Gli Inuit hanno dato sempre una valenza particolare, non veramente positiva. Secondo loro le aurore non sono altro che degli spiriti che possono rapire i bambini, quindi ai bambini si dice di non guardarle, di non uscire allo scoperto, perlomeno dall'abitazione, e guardare questo fenomeno. Però guardate, è uno degli spettacoli più belli, non solo di quest'area, ma certamente di tutto il pianeta. Abbiamo visto come gli Inuit siano stati in grado di vivere per secoli, anzi millenni, in Groenlandia, in perfetta armonia con questo ambiente. Un ambiente sicuramente durissimo, ma anche molto bello. È come se qui la natura vi regalasse un panorama, un ambiente bellissimo, ma vi ricordasse quanto siamo piccoli al suo cospetto. E per questo anche gli Inuit sono da ammirare, per essere riusciti a vivere in armonia, in sintonia con questo ambiente. Ora però lo sappiamo, le condizioni sono cambiate. Il peggioramento climatico ha portato a conseguenze un po' ovunque sul pianeta e qui ha portato al discioglimento dei ghiacciai ad un ritmo che è insostenibile. E le conseguenze, non solo per la Groenlandia, ma in generale per il pianeta, per questa crisi climatica, sono tutte da considerare e saranno importanti. E quello che noi possiamo fare è prendere lezione proprio dagli Inuit. E Inuit significa essere umano.